fare, la vita ci parla, sei così bella, protetta dal sale di un mare che gonfio, mi strappa le vele, dormi nel cuore. Noi abbiamo iniziato a fare pasta nel 2007 e facciamo pasta di soli grani antichi siciliani. E li lavoriamo in purezza, quindi per singola varietà. La pasta bianca la facciamo con la semola senza togliere il germe. La pasta integrale è fatta con il grano, sempre in monovarietà di grani antichi, macinato a pietra. Usiamo trafila in bronzo, essiccazione a bassa temperatura, non superiamo i 40 gradi e l'essiccazione va da un minimo di 24 ore fino a 3 giorni, a seconda dei formati. I grani antichi hanno la particolarità, abbiamo iniziato da subito a fare solo pasta di grani antichi perché il grano antico ha la particolarità di non avere un glutine tenace, ha un glutine molto debole e viene assorbito facilmente dall'intestino, non crea problemi. Mentre i grani moderni hanno un glutine molto forte che crea problemi. Quindi io ho iniziato a fare la pasta per fare un prodotto salutistico, un prodotto che fosse adatto per la salute delle persone, e adesso invece il prodotto è anche apprezzato per il gusto, per il sapore che ha, per la bontà. Una caratteristica importante di questo prodotto è il fatto che si riconosce già subito nella fase della cottura. Quando uno entra, ci mette a cuocere la pasta, la prima cosa che avverte è l'odore già che fa durante la cottura. Il profumo della pasta è legato al fatto che l'essiccazione avviene non sopra, cioè al di sotto dei 40 gradi. E questo qua mantiene intatti gli odori. In più, le caratteristiche del grano antico sono caratteristiche particolari dal punto di vista del profumo. Ogni grano ha il suo sapore e il suo profumo. Questo fa sì che già in fase di cottura la persona percepisce che sta arrivando, si sta preparando un piatto di pasta che non è quello solito industriale. Questa casa dove vivo una vita. Io sono partito per fare un prodotto sano. Quando sono partito per fare un prodotto che fosse sano. L'obiettivo era quello, non era quello di andare nei ristoranti di lusso. Oggi la pasta è apprezzata anche dagli chef. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a Detroit